Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù stava scacciando un demonio che era muto. Uscito il demonio, il muto cominciò a parlare e le folle furono prese da stupore. Ma alcuni dissero: «È per mezzo di Belzebù, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni». Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: «Ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scacci i demoni per mezzo di Belzebul, ma se io scacci i demoni per mezzo di Belzebul, i vostri figli, per mezzo di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scacci i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde». La vigilanza, ma tre criteri, eh? Non confondere la verità. Gesù lotta contro il diavolo, primo criterio. Secondo criterio, chi non è con Gesù è contro Gesù. Non ci sono atteggiamenti a metà. Terzo criterio, la vigilanza sul nostro cuore. Perché il demonio è astuto, mai è scacciato via per sempre. Soltanto l'ultimo giorno sarà.